Signora, che sa di questa vicenda? Piangendo. Che il papà è entrato a scuola. Cosa? Il papà. Il papà è entrato a scuola perché non vedeva la figlia da 6 mesi. Perché non vedeva la bambina da 6 mesi e è entrato con la forza, ha battuto la bidella nel muro. È entrato con lo stratagemma. È entrato con lo stratagemma. Che doveva prendere la figlia. E poi si è fatto compagnia in classe e ha sequestrato prima la bambina e poi ha minacciato che faceva esplodere la scuola. Ma ha picchiato la bimba? Sì. Dice di sì. I compagni dicono che abbia anche picchiato la bambina. Perché ci ha avuto paura. Come? E la bambina però si è... La bambina si dimenava perché aveva paura del padre. Ha cominciato a chiapparlo a calci la bambina, dicendogli che lui con lei non ci... lei con lui non ci voleva stare. Ecco, non ci voleva stare, ma tu eri in classe? Io no. Lei no, però dai racconti degli amici è emerso questo. C'è un mio amico che va in classe con lei. Capito? Non posso riprenderti perché sei in un evidentemente. Ma questa persona la conoscete voi? Sì, di vista sì. Ha mai dato segni di intemperanza? Non così forte. Ecco, non così forte. Però, insomma, si sapeva in cui che voleva riprendere la figliola. Quello io non so, non glielo so dire. La bambina già all'asilo, a volte del giorno tornava all'asilo e c'era le more. Vabbè, però quello non lo sappiamo, amore. Dice questa bimba dice che la figliola tornava a casa con dei segni? Sì, loro la vedevano con dei segni, sì. Quindi è probabile che ci fossero episodi di violenza, insomma. Sì, è probabile, sì. A casa era violento il padre. A casa è violento? La bambina raccontava questo a loro, sì. Dove vive questa famiglia? A Sant'Eraclio. Sant'Eraclio, proprio qui, eh? No, zona un pochino più periferica. Periferica. La famiglia conosciuta? Conosciuta. Noi la conosciamo per via della scuola, insomma. Ecco, nient'altro di più. No. Grazie. Nulla.